Ciao a tutti amici e ben ritrovati in questo nuovo video. Come sempre, man mano che acquisisco sempre più esperienza, cerco di condividere i concetti che apprendo insieme a voi. Quindi in questo video inauguriamo una piccola rubrica di Cardano in pillole, poi probabilmente farò anche blockchain in pillole, dove scelgo, diciamo, dei micro argomenti e cerco un po' di eviscerarli, insomma. Come potete vedere dallo schermo, ho pubblicato da circa una settimana la mia staking pool di Cardano. Quindi, lo scopo di questa operazione qual era sostanzialmente? Uno, capire quanto è profitable pubblicare una staking pool online, perché come vedremo ha certi tipi di costi perché si sostenga. Il secondo è quello di andare a un po' pubblicizzare il mio progetto, che come sapete è Maker Karma o Karma Project. Devo ancora, insomma, un attimo brandizzarlo da questo punto di vista. Il terzo è cercare di capire quello che è una nuova metodologia di founding dei propri progetti che si chiama ISPO. In pratica, in cosa consiste? Consiste nel fatto che pubblicando la propria staking pool le persone hanno la possibilità, appunto, di mettere in stake i propri ADA su quella determinata staking pool. Naturalmente l'owner della staking pool riceve, come si può dire, delle reward extra e con queste può andare a finanziare le sue attività. E la particolarità di questo è che comunque dal punto di vista dell'investitore è un investimento zero risk praticamente, perché come sapete quando mettete in stake i vostri ADA su una staking pool non rischiate mai che questi ADA vengano persi, perché non vengono semplicemente delegati, però non vengono trasferiti a un altro indirizzo praticamente. Quindi come potete vedere da qui, da pool.pm, vedete i dati della mia staking pool, dove ho messo in pledge 3000 ADA e poi ne ho messi altri 500 in stake, e se aprite Daedalus potete vedere che facilmente potete andare a cercare la staking pool. In questo caso poi vedete c'è anche il link al sito, in questo caso devo ancora arricchirlo dei contenuti. Se ci cliccate sopra sostanzialmente vi rimanderà alla pagina GitLab e a un articolo Medium dove spiego un po' i dettagli del mio progetto. Comunque, detto questo, andiamo a vedere un po' come funziona l'architettura di Cardano e poi il percorso che appunto mi ha portato a pubblicare questa staking pool. Quindi apriamo le slide che stavo, e a questo punto andate a vedere quello che è l'high level design di Cardano. Come potete vedere c'è una parte, diciamo, rappresentata dalla sigla internet, praticamente costituisce tutti gli altri nodi della blockchain e quindi la blockchain stessa. La parte più interessante, diciamo, invece è sulla destra della diapositiva, dove possiamo vedere il nodo al centro, che è proprio quel fattore di connessione tra quello che avviene sulla vostra macchina locale e quello che avviene su internet. Al nodo di Cardano naturalmente sono agganciati la command line interface, cioè CLI, il wallet naturalmente di backend a cui Daedalus è connesso. Quindi Daedalus cosa fa? Praticamente in realtà fa girare un full node, perché è completamente connesso con la blockchain e si scarica tutto lo stato della blockchain. In più ha integrato il proprio wallet, che permette appunto di andare a inviare le transazioni alla blockchain, altrimenti non sarebbe possibile appunto inviare i propri fondi. E poi c'è la parte di DBSync. Questo che cos'è sostanzialmente? È un database che si va a scaricare tutto lo stato della blockchain stessa, naturalmente per sincronizzare il proprio computer con la blockchain stessa. Si va a scaricare i propri dati e poi va a esporre alcuni servizi per andare a interfacciarsi con questi dati, come ad esempio delle API server per appunto andare a connettere un eventuale blockchain explorer sostanzialmente.
E questo, diciamo, è l'architettura ad alto livello di Cardano. Quindi sostanzialmente tutti questi nodi su un singolo computer replicati per tante volte vanno a rappresentare quello che è la blockchain. Naturalmente questi nodi non fanno girare l'algoritmo di consenso, che è quello che poi permette di andare ad aggiungere blocchi alla blockchain. Questi qua sono è come se fossero in questa configurazione dei nodi passivi, semplicemente si vanno a scaricare lo stato della blockchain e poi attraverso il wallet permettono o di ricevere fondi a un determinato indirizzo oppure di andare a inviare le transazioni fondamentalmente. Invece qui potete vedere la configurazione per eseguire il minting dei blocchi su Cardano. Quindi potete vedere, prima abbiamo visto lo spaccato di un singolo nodo, in questo caso noi abbiamo almeno due nodi per poter eseguire il minting dei blocchi su Cardano e quindi produrre la nostra stake pool. Quindi abbiamo il block producer, che sarà appunto l'attore che fa girare l'algoritmo di consenso e quindi permette il minting dei blocchi. E poi abbiamo un altro nodo che è un relay node, e in questo caso è come se fosse un nodo da intermediario tra la blockchain e appunto il block producer. Quindi i due nodi andranno a comunicare tra di loro. Il relay node, appunto, abbiamo detto che svolge il ruolo di intermediario, quindi va a scaricare lo stato della blockchain e lo va a passare al block producer sostanzialmente, e viceversa il block producer, quando sarà eligible per andare a eseguire il minting di un blocco, lo andrà a inviare a relay node, che poi lo andrà a inviare a tutta la blockchain di Cardano fondamentalmente. Quando il blocco è approvato dalla blockchain, allora si vanno a percepire fondamentalmente le reward. Per vederlo in pratica, praticamente vi faccio vedere il sistema che è live online, cioè della pool che vi ho appena mostrato. E quindi qui sono connesso al block producer, e come potete vedere in questo caso non ho ancora eseguito il minting di nessun blocco, però potete vedere che in peer-to-peer connection abbiamo praticamente una sola connessione incoming e una sola connessione outgoing. Questo perché il block producer è collegato univocamente al suo relay node. Viceversa, se andiamo a vedere qual è lo stato del relay node, vediamo che invece le peer-to-peer connection sono esattamente opposte, nel senso che in questo caso abbiamo 5 connessioni incoming e 8 connessioni outgoing. Quindi da questo andiamo ad esumere che uno di questi sarà il block producer che abbiamo visto, mentre tutti gli altri saranno semplicemente altri attori, altri nodi che vanno a partecipare alla rete. Come questo, insomma, è per darvi una panoramica generale appunto di come va a funzionare l'architettura di Cardano e di come vanno a operare naturalmente i vari nodi che partecipano alla rete. Come farlo invece, e quindi come andare a pubblicare un block producer, invece è abbastanza complicato. Nel caso foste interessati a pubblicare la vostra stake pool personale, vi raccomando questa guida, che è comunque fatta molto bene, però non è semplicissima da seguire. Io stesso, per poter pubblicare il nodo, ci ho messo comunque più di una settimana per capire tutti i vari passaggi che vanno a costituire la guida stessa, e come viene sottolineato nei requisiti, comunque per essere consapevoli di quello che si sta facendo serve un po' di esperienza in ambito DevOps, come mantenere un secure server, e insomma anche avere un po' di esperienza un po' nella riga di comando di Linux. E è anche vero che semplicemente facendo copy and call di tutti i passaggi insomma è fatta bene e funziona bene, però insomma è anche importante capire sempre quello che si sta facendo.
concludo dicendovi che per poter soddisfare i requisiti e quindi pubblicare la propria stake pool su Cardano servono almeno tre macchine, quindi abbiamo detto due nodi, un block producer e un relay node e anche un air-gapped machine. Questa air-gapped non è, sostanzialmente una macchina, potrebbe essere un Raspberry, potrebbe essere un vecchio laptop, potrebbe essere qualunque tipo di macchina, che però deve essere costantemente disconnesso dalla rete e ci servirà per andare a conservare tutte le chiavi della stake pool stessa. Quindi immaginatevi che voi mettete una stake pool, qualcuno vi ruba la chiave privata e insomma tutti i fondi che avete messo in pledge vengono rubati. E quindi per questo appunto serve una macchina dedicata e un backup apposito delle chiavi, in modo tale che quando andiamo a effettuare le varie transazioni, cosa facciamo? Generiamo la transazione sul computer connesso in rete, andiamo a prendere questa transazione fisicamente su una pennetta USB, ad esempio, la andiamo a inserire nella macchina sconnessa, firmiamo la transazione e poi la ritrasferiamo a nostra volta sulla macchina connessa in rete per inviarla sulla blockchain. Naturalmente questo non è obbligatorio, però è fortemente raccomandato appunto proprio per limitare al minimo e rendere impossibile il furto delle chiavi private. Va bene, con questo video ho concluso. Fatemi sapere se, come sempre, ci sono degli aspetti che vi piacerebbe venissero approfonditi maggiormente. Magari avete bisogno, naturalmente, di ulteriori approfondimenti, e come sempre io sono a disposizione per questo. Grazie a tutti e un saluto da Valerio.